tum. Sì, sempre tum tum, care amiche e cari amici, tuntumieri e tuntum in questo video. Vi prego di seguire questo video, di guardare questo video fino alla fine. Ci sono 2 minuti spettacolari, interrompete quello che state facendo, concentratevi sul video perché è uno spettacolo. Per questo ho messo il titolo Milan che spettacolo, non solo riferito a questi 2 minuti, a questi 2 minuti di immagini, ma anche a un paio di notizie e un paio di mie impressioni. E chiuderemo con questo sogno di una notte di mezza estate. Voglio citare William Shakespeare, è un'opera famosa di William Shakespeare, per chiudere il video con ancora questo sogno di una notte di mezza estate chiamato Lukaku. E chiuderò come chiude Puck, il folletto dispettoso, nell'opera di William Shakespeare. Ma cominciamo subito con l'invito, care amiche e cari amici, di iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere il vostro like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, Calcio Italia, Europa, Mondo. È un video molto spettacolare, ci sono tante cose, un video divertente perché parliamo di Milan, cioè un grande sempre spettacolo e divertimento. Cominciamo col dire che i biglietti della curva di Bologna-Milan del 21 di agosto si sono volatilizzati. Se la curva del Milan a Bologna avesse avuto la disponibilità di 10-15 mila posti, sarebbero stati volatilizzati. C'è grande entusiasmo, c'è grande attesa per questo Milan. Che mi sbilancio, se come vi ho detto ieri credo che Lorenzo Colombo vada ad affinare la sua classe, vada ad affinare il suo talento, vada ad affinare le sue capacità in un'altra squadra nella prossima stagione, ebbene io penso che il Milan vada proprio su un'altra punta. Sono sicuro su un'altra punta centrale. Mi sento abbastanza sicuro di quello che dico e dunque seguiamo questa fase finale di mercato. Capiremo se veramente Lorenzo Colombo, come qualcuno ipotizza, andrà al Cagliari, qualcun altro dice al Genoa, ma credo al Cagliari se dovesse lasciare il Milan con un maestro come Claudio Ranieri, ebbene il Milan andrà a prendere un'altra punta. Ma parleremo alla fine del nostro sogno di una notte di mezza estate. Abbiamo parlato di Colombo, che forse uscirà, trapela questa indiscrezione, poi vediamo se verrà smentita dai fatti. E parliamo di un altro giocatore che invece da ieri praticamente non è più un giocatore del Milan e parliamo di Junior Messias. C'è una piccola variazione, ci sono sempre dettagli che cambiano. Allora, il giocatore dicono che farà le visite mediche fra un giorno o due a Genova, perché andrà al Genoa. Qualcuno dice 2,5 milioni è la cessione. Invece Sky ieri sera ha detto che il Milan gli ha rinnovato il contratto, lo cederà in prestito con obbligo di riscatto. Ci sono queste due situazioni a livello economico che divergono, ma il concetto che tutto sommato interessa ai tifosi del Milan, cosa succederà a Junior Messias il prossimo anno? Sarà un giocatore, intanto allontano il moscerino, sarà un giocatore del Genoa
e non dovrebbe essere più un giocatore del Milan nel futuro, non dovrebbe esserci più il Milan nel futuro di Junior Messias. E questa è un'altra notizia. Ieri, ecco perché dico che spettacolo, ieri ho visto la partita in streaming sul canale di Torino TV, Torino Channel, Torino TV. Ho visto in streaming, era libera l'accesso, la partita Torino-Milan che il Milan ha perso ai calci di rigore nel trofeo Mamma e Papà Cairo. Ci sarà questa sera la finale per il terzo quarto posto che vedrà appunto impegnato il Milan sempre alle 18:30. Vi consiglio di guardare perché c'è un giocatore che mi ha entusiasmato, una parola grosso, sorpreso positivamente. È questo talento del Real Madrid. La primavera del Milan è certamente migliore di quella degli ultimi anni. Ho visto buona qualità, buone trame. Ignazio Abate sta lavorando molto bene. Ma ho visto un giocatore che mi ha colpito. Ripeto, è quel talento che il Milan ha pescato dal Real Madrid. Si chiama Alex Jimenez, gioca sulla fascia destra. Ha effettuato una chiusura di potenza, di forza, di spalla splendida nel secondo tempo. E poi si è buttato in avanti con una fuga che, quando lo paragonano a Theo Hernandez, non sbagliano. Seguite questo talento del Real Madrid che il Milan ha preso, credo, in prestito. Perché è un terzino che veramente potrebbe essere utile al Milan nel corso della stagione. Intanto, a proposito, bella notizia perché il capitano ha recuperato e sarà disponibile per le prossime amichevoli, credo, perché oggi si è allenato col gruppo. Oggi si allenerà col gruppo, si è allenato ieri, si allenerà oggi e quindi Calabria è recuperato ed è questo è molto importante, molto importante. E però questo Alex Jimenez mi ha fatto veramente una grande impressione, grande impressione. Camarda ha segnato, facilitato da un errore della difesa del Torino, però non ha perdonato al limite dell'area, non era una conclusione difficile, ma non ha perdonato. Gioca lui 2008, centravanti della Primavera, con giocatori del 2005 e del 2006, però ha giocato una buona partita. E veniamo adesso a quello che vi dicevo, lo spettacolo puro, lo spettacolo puro. Guardate questo filmato, poi lo commenteremo insieme. Here we go. Yep. Hands, hands. Yeah, come on in. Yes. Touch. Yes. Pass, hit the goal. Power. One, two, three, four. Yes. Stand. Get up. Good boy. Good. Good. Up. Yes, hands. Calmer, calm, calm. Touch. Hit the goal. Hit the goal. Yes. Power, power, power. One, two, three, four. Stand, stand. Good boy. Up. Get up. Get up. Good boy. Good. Very good. Concentrating on hitting your defender. One more. No. We're still here. Up. Yes. Yes. Calmer. Calm. Touch. Pass. Yes. Me. Yeah, tight. Calm. Touch. Pass. Good. Come on. Power. 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 Yes. Stand up. Stand up. Good. Get up. Get up. Get up. Good boy. Good boy. Good. Antonio. Good. Yes. High. High. Yes. Calmer. Touch. Pass. Yes, mate. Calmer. Touch. Pass. Power, mate. Power, power. Come on. Come on. Come on. Stand up. Stand up. Oh, beautiful. Good boy. Bravo, mate. Bravo. Mike, three press ups. Other side. Ball. Yo. Dead. Power, high. Good, high. Yes, hands. Yes, good. Calmer, calmer. Touch.
Yes, calm, hit the goal. Good. Power, come on, power. One, two, three, four, move. Yes. Oh, yeah. Fucking love, that's right. So beautiful. All right. Hey, brilliant. Very good. Very good. Ecco, avete visto? All'opera il nuovo preparatore dei portieri. Ve l'avevo segnalato fra i nuovi acquisti della stagione 2023-2024. Tony Roberts, che ha allenato l'ultima squadra, il Wolverhampton, ma si dice, non l'ho verificata benissimo, però quindi la prendetela con beneficio di inventario, che abbia incrociato Maignan, l'ho letta, abbia incrociato Maignan quando Maignan giocava nella Youth League del Paris Saint-Germain. Signori, uno spettacolo. Sembrava veramente di essere in una scuola di Marine. Good boy. Una intensità nell'allenamento. Io non conosco ovviamente gli allenatori, tutti gli allenatori dei portieri. Questo mi ha fatto veramente un'impressione. È stato un allenamento spettacolare di Tony Roberts. L'avete visto, l'avete gustato, vi siete fermati e mi auguro che abbiate gustato questo allenamento. Ma voglio concludere con Lukaku. Sto leggendo un libro che ho pescato su Il Cenacolo Shakespeare. È un libro di Luigi Ferrari, uno scrittore italiano. Parla diciamo un bauletto con dentro il first folio, un volume oggi raro e preziosissimo che raggruppa 36 commedie del Bardo. Il Bardo è William Shakespeare. Quindi mi interessava, è un libro, è un romanzo. E allora mi viene in mente Il sogno di una notte di mezz'estate. E parliamo di William Shakespeare e parliamo di Lukaku. Diciamo che Kane è più vicino al Bayern, sembra che l'accordo tra le due squadre ci sia già, bisogna capire se accetterà Kane, che non vorrebbe andare via da lontano da Londra, quindi c'è un giro di centravanti. Perché io mi sogno Lukaku e sono contento, che tanto sognare è bello in questa notte di mezz'estate, perché secondo me c'è il reale rischio per Lukaku che il Chelsea non voglia Vlahovic, la Juventus non possa trovare il denaro e soprattutto la collocazione al centro dell'area di Lukaku, e Lukaku alla fine, verso fine agosto, non abbia una squadra. Il Milan un centravanti secondo me lo prenderà. Chiaro che c'è il nodo ingaggio, vediamo poi come finirà il discorso del nodo ingaggio, ma indubbiamente potrebbe essere una grande opportunità di mercato, visti, come vi ripeto sempre, i grandi rapporti tra le due proprietà, Chelsea e Milan. Lasciatemi sognare e voglio concludere questo mio video come se fossi a teatro. Come se fossi a teatro e le ultime parole di una notte, di un sogno, di una notte di mezz'estate, sono quelle di Puck, il folletto dispettoso. E allora, per chiudere il discorso Lukaku, lasciatemi trasformare in Puck, il folletto dispettoso, in questa notte di mezz'estate. E chiudo questo video come chiude Puck l'opera di Shakespeare, Il sogno di una notte di mezz'estate. Se vane e sciocca sembrò la storia, ne andrà dissolta ogni memoria. Se ci accordate vostra clemenza, gentile pubblico, faremo ammenda. E come Puck vi saluto con un inchino.